Mi fa piacere essere a Treviglio perché vabbè, questa è un po' la prima uscita vera dopo l'incarico. Ci tenevo a dare un segnale di attenzione alla provincia di Bergamo, in particolare alla zona alla bassa, perché poi io sono di Mornico, abito a Ghisalba, questa terra la conosco e ho pensato di prendere l'occasione della fiera per fare un giro di ascolto, un primo giro di ascolto del mondo agricolo che ovviamente sta attraversando, come tutti i comparti dell'economia di questo paese, un passaggio molto complicato. Il messaggio che posso dare io è che per quel che si potrà fare, potranno avere nel governo Letta, nelle nostre persone, degli interlocutori. Non credo che il tema oggi sia vendere promesse facili o raccontare che tutto è semplice. Penso che invece il primo tema sia dire che c'è un gruppo di persone attorno a questo governo che è nato ovviamente come governo, diciamo, di servizio, come governo di transizione, avere in testa, diciamo, alcuni punti di rilancio dell'economia, di questo paese e in particolare per la Lombardia l'occasione di Expo e l'incrocio virtuoso con il mondo agricolo, la filiera alimentare, può essere davvero un pezzo delle azioni che noi possiamo esercitare per costruire anche una nuova idea di sviluppo. Diciamo, ci sono opportunità e ci sono anche ovviamente dei rischi. È chiaro che Treviglio e la Gerardada sono baricentrici rispetto alla regione, sono dentro, diciamo, il cuore della trasformazione di questa regione. Ci sono appunto delle opportunità, ma ci sono anche dei limiti che dobbiamo saper vedere.